La quadriglia della Tiglanum ha vinto l'edizione 2011 del Carnevale Palmese, guidata dall'istrionico maestro Aldo della Gala, vestito nella classica veste di Arlecchino, incantatore della compagine della Tiglanum, ha sbaragliato la concorrenza giudicandosi gonfalone 2011 sulle norme del tema di Che colore sei. Seconda piazza invece per i Gaudenti, che proponevano il tema Giochiamo da una vita quest'anno con Iolita. Terzo gradino del podio invece per la Livella con Super Mario Bros. Hanno concluso la graduatoria gli studenti, scusate il ritardo, gli amici di Pozzo Romolo, il Comitato dell'Amicizia, la Liciniana Agenzia del Comitato dell'Allegria. A coronamento dell'eccellente riuscita dell'appuntamento in maschera, va detto anche che il Carnevale Palmese è ritornato nella vetrina dei Carnevali Nazionali. Dopo il successo a Venezia, datato 1995, e al Festival dei Carnevali del Sud di Manfredonia, anno 2004, la pegra e variopinta quadriglia della nostra città ha sfilato per le strade di Viareggio. Palma Campania celebra i 150 anni dell'Unità d'Italia. L'altra settimana gli alunni di scuole elementari, medie e superiori della città si sono riuniti nel palaquadriglia di Via Querce. A portare i saluti all'inizio della manifestazione è intervenuto il sindaco di Palma Campania, Vincenzo Carbone, tra gli ospiti dell'appuntamento il professore Agnello Montano, docente dell'Università degli Studi di Salerno. Nel corso della giornata i bambini del primo circolo didattico Antonio De Curtis si sono esibiti in abiti tricolore nei canti nazionali dell'Ottocento Risorgimentale, come Addio del Volontario, Passa la Ronda, il Nabucco e Sul Cappello che noi portiamo. La leggenda del Piave alla fine è stato intonato l'inno di Mameli. L'altra domenica poi la fanfara dei Bersaglieri ha percorso le vie della città ed in piazza di Martino c'è stato lo scoprimento della stele di pietra per la benedizione dell'ulivo del 150°. Insomma, due giornate significative per Palma Campania, durante le quali si è registrato un notevole interesse da parte della cittadinanza. È una manifestazione riuscitissima, hanno partecipato tante scolaresche, tanti bambini, tanti giovani. Per questo sono grato agli istituti scolastici, al primo e secondo circolo didattico, alla scuola media statale Vincenzo Russo, al liceo ginnasio Antonio Smin, all'istituto polo specialistico del preside Bellucci. Sono soddisfattissimo, d'altronde un sindaco non può essere che soddisfatto quando l'Unità d'Italia viene festeggiata dai bambini e dai ragazzi. Nella quale noi oggi abbiamo comunicato i nostri sentimenti e anche la costituzione alla quale ci rifacciamo. Tutti insieme, gli alunni, con i loro canti, le loro parole, le loro poesie e anche gli adulti con i loro discorsi hanno voluto testimoniare l'unità d'Italia, l'affermazione di un'Italia una, indivisibile, che continuerà ad essere unita malgrado le spinte disgregazionistiche che ci sono. Questa è stata soltanto una delle manifestazioni della Commissione intercomunale, altre ce ne saranno fino alla fine dell'anno in cui continueremo a ribadire e ad affermare con forza l'unità del nostro Paese. Una bellissima mattinata questa, piena di emozioni, piena di colori, tanta gente e che abbiamo fortemente voluto come associazione, già da quando abbiamo proposto la rianimazione del vivo, la realizzazione della lapide. Non ho parole per quello che stamattina è avvenuto qui a Palma Campania, e un ringraziamento lo devo a tutti gli amici del gruppo principalmente, che hanno piantato, hanno pulito la pietra, hanno limato e hanno partecipato a questa manifestazione che secondo me era qualcosa che si doveva a Palma Campania, sia per quanto riguarda i festeggiamenti dell'unità che per quanto riguarda poi il senso che ci dovrebbe accomunare e renderci uniti proprio in questi momenti che, come ben sappiamo, di unità ce n'è veramente bisogno. Grazie.